mi trovo dinanzi a Confcommercio Taranto. Voi mi direte perché. Perché devo tirare forte, forte, forte le orecchie a Leonardo Giangrande e al tutto il direttivo di Confcommercio Taranto. In più occasioni ho sposato, appoggiato le giuste battaglie di Confcommercio. Questa volta no, l'avete fatta grossa. Voi vi siete fatti promotori presso l'amministrazione comunale di Taranto, presso il sindaco Melucci, della proposta, dell'idea di sopprimere i parcheggi a gli abbonamenti per i parcheggi a pagamento a tariffa agevolata per i lavoratori del borgo. Dal 1° luglio infatti non si potrà più pagare, non si potrà più avere l'abbonamento a 25 euro per il borgo, per alcune, per le fasce del borgo, ma chi vorrà fare l'abbonamento dovrà pagare 75 euro mensili che varranno per tutta la città. Ora, a questo punto, voi siete stati ispirati da una logica, a mio avviso, assurda, perché avete detto che in questo modo la vostra logica potrebbe anche, ecco, valere per alcuni aspetti, ma per altri aspetti è davvero assurda. Voi dite, in questo modo, con i parcheggi, con gli abbonamenti a tariffa agevolata, gli operatori commerciali vanno lì, parcheggiano la macchina, stanno tutto il giorno e quindi praticamente chi arriva da altre zone trova il borgo intasato, i parcheggi pieni e quindi non c'è una rotazione delle auto. Ma scusa Giangrande, tu chi rappresenti? Rappresenti i commercianti? Sì, Confcommercio, Confederazione, leggo, Associazione del Commercio, del Turismo, dei Servizi, dei Trasporti e delle Piccole e Medie Imprese. Bene, caro Giangrande, in questo modo, uno, vengono penalizzati i titolari che anziché 25 euro pagheranno 75 euro al mese, ma poco male, perché magari per loro un aumento di 50 euro è poca roba. Ma pensa ai commessi, pensa a quei lavoratori che risultano assunti part time e invece lavorano full time. Per loro 50 euro in più, sai quanto significa? Ma lo sai quanto significa? Né vale la logica di dire usate i mezzi pubblici, perché i mezzi pubblici, l'AMAT è molto ma molto carente, le corse saltano. E cosa fa il commesso, il dipendente? Va, dico il commesso per dire il dipendente in generale, va dal proprio titolare e dice sai sono arrivato con mezz'ora di ritardo perché la linea 3, la linea 8 ha saltato la corsa? Ma vi rendete conto? Giangrande, hai fatto un errore gravissimo, tu è tutta Confcommercio. Ma la cosa grave, che torno a ripetere perché ripetita Juve, voi da Confcommercio con questa linea andate a penalizzare i vostri iscritti, andate a penalizzare gli operatori del commercio, quelli che prendono 4 soldi. E allora, per concludere, Leonardo, lo sai che ti voglio bene, ma tu stai con i commercianti, sei il presidente e fai una, prendi una decisione, prendi una linea che va di fatto contro, che danneggia i commercianti. Leonardo, non ti offendi, ma cuccio vetu qua a Sampdoria, tradotto è un detto tarantino, ma tu con chi vai, con la Samp, con chi vai? Chi difendi in questo caso? Beh, penso che la mia domanda se la pongano tantissimi operatori commerciali del borgo.